Ciao a tutti, bentornati su Repeat Italiano. Ho deciso di andare avanti un po', almeno finire Repeat, che sta potuto poi che non è in corso. Ho un caso terribile. Non, se mi sentite con la voce diversa è perché ho settato un altro metro di registrazione. Non sono di certo con le mie cuffie classiche perché l'ho registrato Master Mozart. Ho preso quello giusto. Veramente non mi ricordo più qual è il save file giusto oppure. Non mi ricordo neanche se avevo ricordato Hotfire Gun. Non mi ricordo neanche se avevo messo X per confermare oppure no. X sempre per confermare, stranissimo, fare cerchi. Bene ora, grazie per la preoccupazione. Ok, sono adattati alla loro vita. Senti che qualcuno dovrebbe essere qui. Ora che ci pensi, non lo vedi da un po', dove è andato? Nonostante il potente desiderio che hai espresso, perché potresti aver lasciato alcune cose all'esterno. Questa è una battuta quando ammiri la pista si rispecchia anche in te, quindi. Hai visto il gabinetto si è rivisto lui stesso. Ma perché è un gabinetto, ovviamente. Infa. Quindi non ho il wrist protector e proteggi polso, quindi penso proprio che a questo il file che avevo creato. Tieni recessivo. E comunque è leggermente più scuro.
cerchiamo di ricordarci meglio la storia di Susie. Sei impegnato ad uccidere persone. Stranamente suona più corretto questo che forse il dialogo originale. Ok, penso che leggo questo qua, per quanto il microfono forse non è stupendo. Quindi, questa è la storia di Suzy, quella passata. Cercherò di capirci anch'io il più adesso. Mia madre pare aver perso interesse per me in tenera età. Devo aver avuto cosa? 13 anni. 13 anni. Quando mi ha sbattuto fuori da casa sua. Ora fuori dalla sua porta. Non c'era altra scelta da essere donna. Vagabondare? Sperando che la strada trovi me, se non la trovo io prima. Il rifugio non è mai stato permanente, ovviamente. La città se ne è assicurata. Hanno sempre trovato una ragione o l'altra per cacciarmi via da dovunque mi stavi visto. Per loro ero un mostro, una mascherata tra i senza te. Avrebbero qualsiasi cosa per prosciugarmi dalla punta. Inutile dirlo, qualcosa del genere accade abbastanza volte. E inizi a prendere alcune misure. E inizi a prendere alcune misure. Poi ho trovato Nash. Ho iniziato a portarla in giro, come una specie di messaggio. Vienimi vicino e non te ne andrai mai più. Ero un adolescente, non giudico. Non va benissimo il tempo. Pensa a Don't Judge me. Don't judge. Non giudicare. Non ho mai pensato a cosa sarebbe successo se qualcuno fosse venuto vicino a me poi. Voglio dire, se colpissi davvero qualcuno con quella cosa, andrei in prigione. Era un piano piuttosto scadente. Così scadente che al terzo giorno di portare la suddetta ascia, ho incontrato un umano che non era affatto spaventato da me. Ho urlato alcune delle cose più vili a cui riuscivo a pensare. Comunque penso che l'umano sia l'eroe, quello che compare sia da Noino sia da Susie dopo quando tra uno e un terzo di chance che potrebbe dire quella frase, perché conosce Susie l'eroe. Penso sia abbastanza un pointing che l'eroe sia l'umano che Susie conosceva. Gli ho urlato contro. Ho minacciato la sua vita, la sua famiglia. Non ha esitato neanche una volta. Ha continuato a camminare sempre più vicino. E mi sentivo come sarebbe stata la fine di me. Finché.
Lui si fermò di fronte a me e ha allargato le mani per un abbraccio. E non sapevo cosa diavolo stavo facendo, ma ho visto che aveva più o meno la metà. E così ho ricambiato. Questa persona, che non ho mai conosciuto prima e non aveva motivo di fidarsi, ho pensato, ha seriamente rischiato la vita per un abbraccio? Che serve così stupido? Non l'ho capito, fino a molto tempo dopo. L'abbraccio non era per lui. Si è scusato per avermi trovato prima. Per non avermi trovato prima. Fu allora che l'umano me lo mostrò, all'orfanotrofio. Lì mi feci più amici di quanti avessi lavorato mentalmente al tempo. Noel era una di loro. Una volta. Comunque, era tutto solo per il contesto. Il vero punto era rispondere a cosa ero in passato. E se potessi riassumere usando poche parole selezionate, sarebbero cruda, cattiva. Aspetta. Cruda. Crude non è proprio cruda, può essere anche cruda, ma è tipo crudele, crude o rozza. Ho passato 20 ore a settimana a fare stupidi scherzi agli adulti della città, taccheggiato più volte di quante ne potessi contare. Immagino non fossi molto pura di cuore nemmeno allora. Ma perlomeno non avrei taccheggiato i miei amici. Beh, in parte perché non possedevo un negozio con cui iniziare, ma anche perché non se lo sarebbe davvero meritato. L'idea stessa di avere degli amici era un miracolo di per sé. Quindi avrei fatto di tutto per mantenere vivo quel miracolo. Davvero mi tocca abbastanza questo, sinceramente. Deve essere cambiata molto da allora. Mi mancano quei giorni. Rivoglio quei giorni lì. Oh, ma se tenti di aiutarmi, ti ammazzo. Non dimenticarlo mai. All'inferno. Sapevo mi avresti detto. Ma tu, Susie, non c'è modo che ti odi dopo aver sentito. Parlavo a qualcosa che ti ha fatto dire quell'ultima parola. Karma si prenderà cura di te un giorno. Sono troppo stanco per ridere. Dobbiamo andare. Quindi quella cosa che all'improvviso lei cambia atteggiamento è molto probabilmente il regalo che l'ha riscosta praticamente ancora. Tutto il dialogo era Susie normale. Poi a un certo punto il regalo è entrato in gioco per fare pazzie. Ma il punto è che il regalo non si può proprio curare, a quanto ho capito io. Prima o poi diventi pazzo. A proposito, poi io non so, non ho mai chiesto a nessuno, ma voi sapete perché 91 e 62 e gli HP di Yu, c'è un motivo dietro. Magari questo però lo chiedo sul gruppo di Discord, magari qualcuno lo sa.
gag della co. Lui è Pepsi. Era comparso il gatto con il pacchino. Ma anche qua comunque era impossibile che io perdesse. A può tornare in vita. E B a 1900 anni. Puoi prenderne 5. È una cosa sua inglese questa. Vuol dire ok, pausa da 5. Buona anche questo male però. Io, prima che questa battaglia continui, devo capirne l'esito. Perché se finisco per ucciderti, francamente, tutta questa faccenda è stata inutile. Cosa ne penso? Sapevo che avresti detto questo. Nelle mie circostanze potremmo vivere. Non è che voglio veramente morire. Voglio essere felice. Voglio rendere felice qualcun altro. Voglio essere di nuovo lì per noi. Per andare all'avventura con i miei amici. Voglio la vita. Per smettere di impedirmi di fare tutte queste cose. Bisogna che la vita lavori a mio favore, non contro di me. Tutto questo, e loro mi fermano. Sembra che la risposta sia proprio qui. Ma non è il genere di risposta che funziona per me. La mia mente in questo momento respinge quella risposta. Butta sulla risposta. Lei. Da come fa capire, sembra che Susie si voglia staccare da Mary, ma Mary proprio non la lascia. Non ho capito se sinceramente mi vuole bene oppure no. Mi sono davvero arreso? L'ho fatto davvero? Quale sarà l'esito? Penso... Bene allora. Non possiamo ancora morire. Non ce ne andremo finché uno di noi non avrà risposta.
proposito, su Twitter io non sono super aggiornato, ma a quanto pare Pit potrebbe avere anche un altro aggiornamento. Non ho più paia idea cosa potrebbe essere l'aggiornamento, però potrebbe averci. Onestamente, per tutta casa, quale canzoni musiche di Repeat? Più piccoli. Più piccoli. Però ha avuto una scelta di soundtrack veramente, a mio avviso, memorabile. Repeat. Ci sono tantissime musiche che ti rimangono molto, e dico molto, in testa. C'è qualcosa nella tua cartella là? Non te provo. Ok. Quindi apriamo una nuova partita e facciamo finalmente il pezzo finale. Ok, a quanto pare ho mangiato onion sand per sbaglio in passato. Svegliati. Puzzare con tre pazze. Cascia one. Che faccia? Che faccia che è? Non ho visto. Jumpscare, avviso, me lo ricordo questo jumpscare.
E siamo tornati senza jumpscare. Comunque, basta che lo mangi allora, a quanto capire. Non c'è neanche bisogno che lo salvi, perché mi sembra che avevo mangiato per prova, ma non avevo salvato. Il mio futuro.
C'era quella frase, due percebi in arrivo pronto a prenderlo. Muovermi usando coraggio. Peacefully.
parte del divorzio. Capire meglio la trama dove vedete tutto il riassunto che è scritto, lo si trova intanto nei file. È la cosa più distaccata di tutto. Non è mica cambiato qualcosa di Chris, scusa. Questa è una mod meme, giusto? Da quanto ho capito io, questa è tutta una creazione di Yu, non c'entra Susie, che questo è quello che lui si sta immaginando. Nei cartelli c'è scritto, lo hai capito ora? No.
Banish. Questa vecchia folaga. Esiste edizione italiana folaga? È la prima volta che la sento nella mia vita. Ottimo uso del termine italiano perfetto, tracannare è proprio una cosa italiana. Penso che quella sia l'unica sprite personalizzata di Noino in tutto Ribbit di punto qualcosa. Che quel sorriso che guarda verso sinistra è l'unica volta che lo vedo.
Mi hai visto mangiare una palla a volo? Una palla da palla a volo. O potrebbe esserci un seguito a come è andata tra Lancer e Maddie. Mi sembra che i nuovi file parlano molto di più su Noel che di Lancer. Meta, pardon. Beh, che dire, repeat finito, hanno coperto tantissimo. C'era tanto da coprire. Mancava il pezzo finale praticamente. Grazie per aver visto il video. Sinceramente vorrei fare ancora qualche video su Starrun perché non vorrei abbandonarlo. Magari tutte le skill, tutte le abilità. Trovare tutti i tesori non penso proprio, anche perché è abbastanza facile. Ci sono parecchie abilità in Starrun. Potrebbe essere anche una abilità abbastanza veloce da fare. Comunque, ciao a tutti, vi auguro buona serata, buonanotte e spero che state bene. Ciao.